facciamo un attimo in versione di programma, perché sarà adesso presentato il progetto che è stato curato dal tutor collega Baiocco. Il titolo è Ispirazione, agisci con noi nel e per l'ambiente. L'istituto che ha curato questo progetto è il Liceo Socrate di Roma. Buonasera a tutti, io sono Fabio Baiocco e insieme ai ragazzi del liceo Socrate, si sente? Sono Fabio e insieme ai ragazzi del liceo Socrate abbiamo realizzato questo progetto di ispirazione. La parola che io metterei lì, io ci metterei ce la possiamo fare, cioè nel senso ce la possiamo fare a cambiare. Perché veramente ho incontrato dei ragazzi capaci, preparati nel mondo della tecnologia. Non abbiamo fatto nessuno sforzo a spiegargli i concetti e loro li hanno acquisiti velocemente. Per cui il cambiamento è possibile, per cui metterei, ce la possiamo fare. Salve a tutti, noi siamo, si sente? Sì. Siamo gli studenti del liceo Socrate e siamo qui a presentarvi il progetto Ispirazione, progetto che appunto abbiamo svolto io e altri 9 studenti della mia classe e che aveva come obiettivo quello di insegnarci cosa fosse la geolocalizzazione e come funzionassero i sistemi GIS, ovvero i sistemi informativi geografici e tutto quello che ne era insomma correlato. Il progetto si è diviso principalmente in 2 fasi. Una prima fase che è stata più teorica, durante la quale appunto abbiamo studiato cosa fosse la geolocalizzazione, abbiamo imparato a utilizzare questi sistemi GIS e come questi potessero essere utilizzati per raccogliere dei dati utili all'analisi ambientale. E invece nella seconda fase, invece più pratica, abbiamo sviluppato un'applicazione web attraverso la quale siamo andati poi a raccogliere dei dati in dei punti che abbiamo estratto da una cartina di una abate del 1700, quindi prima abbiamo localizzato tutti questi punti e poi siamo andati a raccogliere i dati che ci eravamo preposti di raccogliere. Adesso passo la parola ai miei compagni che approfondiranno in tutto il progetto, insomma. Allora, a questo punto cominciamo col dire cos'è un sistema GIS. I sistemi GIS, nonostante non ce ne rendiamo conto alle volte, li usiamo praticamente sempre. Lo stesso Google Maps è un sistema GIS, ossia un sistema che tramite la geolocalizzazione permette di ricreare una mappa in 3D la maggior parte delle volte, che permette di muoversi più facilmente attraverso un territorio. E, diciamo che questo sistema GIS si suddivide poi in varie fasi, come elaborazione, restituzione, manutenzione e raccolta e analisi dati. Queste sono, diciamo, le modalità con cui si può usare un sistema GIS. Di sistemi GIS ce ne sono parecchi. I più famosi sono appunto Google Maps, ArcGIS, QGIS e Google Earth. Allora, cominciamo con ArcGIS, che è quello che abbiamo usato anche per questo progetto. Ci permette di creare di prendere una mappa e di metterci sopra i punti. Con questa mappa poi siamo riusciti tramite punti a prendere, ad andare lì di persona a verificarne la correttezza. Invece Google Earth è un software che permette anche la realizzazione in 3D di tutta la Terra per l'appunto, a differenza di Google Maps che permette una realizzazione più che altro in 2D. Invece QGIS è un'applicazione fatta totalmente da un gruppo di volontari che viene aggiornata all'incirca ogni 4 mesi. Ora, a questo punto ci parliamo delle citizen science, la scienza dei cittadini. Questo termine indica in poche parole tutte quelle attività collegate alla popolazione, poiché la maggior parte di questi progetti per la maggior parte di questi progetti è indispensabile anche il contributo della popolazione che abita il territorio.
Diciamo che poi questo termine è sì giusto, ma ce ne sono anche diversi, perché ha origini molto, come posso dire, si utilizza in svariate discipline, soprattutto questo termine. E a questo punto direi che ho finito. Allora, qui vedete la mappa dell'abate Ridolfino Venuti del 1763. E è una mappa, una cartina topografica di Roma antica all'interno delle mura aureliane, risalente appunto al 1763, che contiene un insieme totale di 77 punti collocati all'interno delle mura aureliane, alcuni dei quali poi siamo andati a visitare di persona. Allora, due applicazioni ci sono state utili nel nostro progetto, Survey 1, 2 e 3 e ArcGIS. E esse ci hanno permesso di unire i concetti della Citizen Science e GIS. E il primo, attraverso la creazione di un questionario riguardante informazioni sul monumento, e infatti una domanda all'interno di questo questionario era se il monumento era ancora presente o meno, riguardante in secondo luogo informazioni ambientali, altre due domande erano se l'ambiente, la zona era inquinata o trafficata, e infine l'ultima domanda riguardante i servizi disponibili nella zona, quindi se erano disponibili i servizi ricreativi o meno. E la seconda applicazione ci è stata utile attraverso il trasferimento dei dati raccolti sulla piattaforma ArcGIS, che è un sistema informativo geografico, appunto GIS, prodotto da Estri. E esso è utile per la creazione, l'uso, l'analisi di mappe e la condivisione e la gestione di informazioni geografiche su una base di dati. È una soluzione di raccolta dati basata su moduli che rende possibile la creazione, la condivisione e l'analisi dei rilevamenti. E, è molto utile perché è possibile conseguire dei rilevamenti in qualsiasi momento e anche dallo smartphone, dato che lo smartphone supporta le specifiche XLS Forbes. E per la raccolta dei dati relativi ai monumenti segnalati sulla mappa dell'abate Ridolfino Venuti abbiamo realizzato una web app. Per la realizzazione di tale applicazione abbiamo utilizzato diversi programmi prodotti da Esri, tra i quali i due che ho menzionato precedentemente, Survey 1, 2 e 3, e ArcGIS, e infine la web app Builder. Allora, siamo andati anche personalmente a visitare il centro di Roma e all'interno delle mura aureliane abbiamo visitato non tutti i 77 punti della mappa, della cartina topografica, ma soltanto alcuni di essi in prima persona. E per ogni punto che siamo andati a visitare abbiamo raccolto informazioni relative all'inquinamento, al mantenimento del monumento e alla presenza di traffico o inquinamento nella zona. E in il questionario che abbiamo preparato presenta infatti domande relative a tutti questi tre punti. Quindi... E alla fine, attraverso dei grafici, abbiamo unito tutti i dati raccolti da ognuno di noi e appunto abbiamo notato che nei molti dei punti che abbiamo visitato il monumento che era segnato sulla mappa di Ridolfino Venuti non è più presente, mentre di quelli presenti lo stato di conservazione è con una media del 3 su una scala da 1 a 5. E la maggior parte dei monumenti è indicato e contrassegnato da cartelli, mentre solo una piccola percentuale non ne ha. E invece il livello di monumenti accessibili ai disabili è equivalente, infatti ci sono tanti monumenti non accessibili quanti accessibili. E la zona, le zone diciamo, in cui si trovano questi punti per lo più non sono trafficate poiché, come appunto la zona dei Fori Romani, non sono accessibili ai veicoli, però le zone invece trafficate risentono molto dell'inquinamento dovuto al traffico. E appunto le zone sono quasi tutte inquinate e la tipologia di inquinamento presente è quasi sempre acustica e anche appunto per quanto riguarda i rifiuti. Giusto, volevo spendere un'ultima parola per ringraziare i nostri tutor, Fabio, Gabriele, Maria Chiara e Alessandro, che sono stati molto professionali e ci hanno coinvolto insomma in questo progetto particolarmente bene, quindi grazie. Ecco.
Alessio, Alessia, Gabriele, Alessandra, Andrea, Vincenzo, Martina, Francesco e Agnese, e di nuovo Mattia, dell'Istituto Socrate di Roma.